2017, viene approvato lo Statuto del terzo settore. Dopo un iter di, durato alcuni anni, finalmente l'Italia si è dotata di questo nuovo strumento normativo e devo dire che lo Statuto è un buon punto d'arrivo. È ovvio che si poteva sempre fare meglio, come si dice, però il giudizio è positivo. Da allora sono passati più di tre anni in attesa dei decreti attuativi. E per le ragioni a tutti note questi hanno subito ritardi inaccettabili di fatto qualcuno ha parlato di boicottaggio da parte del governo nei confronti eh, dell'attuazione pratica dello statuto del terzo settore una eh, direi accelerata è avvenuta con le due eventi l'uno quello del 26 giugno dell'anno scorso quando la corte costituzionale ha avarato la sentenza 131 che è una vera e propria bomba, una vera e propria rivoluzione. Cosa dice questa sentenza? Dice che nei eh, processi di governance di servizi, chiamiamoli genericamente di welfare, che comprendono i vari capitoli di cui ormai siamo tutti consapevoli, gli enti di terzo settore hanno la stessa cogenza e la stessa salienza dell'ente pubblico, cioè a dire mette l'ente di terzo settore sul medesimo piano dell'ente pubblico, sia esso il comune, la provincia o anche addirittura la regione. Questa è una sentenza che eh, evidentemente ha sorpreso molti perché nessuno se l'aspettava ed è quella che adesso avrà degli impatti concreti eh, molto, molto importanti. Ovviamente e le, le sentenze della Corte sono, sanciscono soltanto dei principi guida, non indicano le modalità concrete. Per queste ci sono le cosiddette linee guida che vengono emanate da un ministro competente. Nel caso nostro, il ministro competente è il ministro Andrea Orlando, ministro del Lavoro, il quale non più tardi di tre settimane fa ha emanato le linee guida per l'attuazione la di quanto era inscritto nell'articolo 55 e 56 dello Statuto del Terzo Settore 2017, che vuol dire che la sentenza 131 ha di fatto sollecitato il governo ad eh, attuare le tanto attese linee guida. Ora, queste linee guida introducono due principi rivoluzionari anch'essi e cioè il principio della coprogrammazione e il principio della coprogettazione, che non sono la stessa cosa. Cosa dicono i principi? Che nella coprogettazione degli interventi nei diversi ambiti, e la statuizione delle priorità degli interventi deve risultare di comune accordo tra ente pubblico e ente di terzo settore. Che vuol dire che non è più come a, a finora avveniva, che l'ente pubblico si arrogava il compito di fissare gli obiettivi e le priorità e poi chiamava l'ente di terzo settore a coadiuvarlo. Adesso non è più così, quindi è un potere non da poco. Cos'è invece la coprogettazione? È la traduzione in termini concreti, pratici, di, delle priorità che sono state fissate nella coprogrammazione e le linee guida, si legge nelle linee guida che non si può accedere alla coprogettazione se prima non si è passati attraverso la coprogrammazione l'altro principio che veramente è rivoluzionario è il seguente che se in un territorio, Rimini poniamo l'ente pubblico non prende decisioni di avviare la procedura della coprogrammazione e poi della coprogettazione, gli enti di terzo settore possono iniziare loro, mediante, c'è scritto, la pubblicazione di un avviso pubblico. Quanto dire, l'ente di terzo settore può mettere in stato d'accusa l'ente pubblico che non attiva il processo stesso. Stato d'accusa, ovviamente stiamo parlando di un'accusa politica, pubblica, non certamente mm. penale, però questo è, avrà un impatto, perché dentro il terzo settore potrà dire perché tu, Rimini Comune, Rimini Provincia, non avete avviato il tavolo eh, dal quale eh, dovranno emergere le priorità degli interventi. Quali sono adesso i punti che ancora eh, che fanno tribolare tanti? Sul lato degli enti di terzo settore, eh, il fatto è che questi preferiscono la coprogettazione e non la coprogrammazione. Perché? Perché per 70 anni sono stati abituati a presentare progetti, a eseguire quanto veniva loro chiesto, invece, nella coprogrammazione devono andare lì con le loro idee e con le loro argomentazioni e buona parte. Non dico tutti, gli enti di terzo settore non sono capaci di farlo, sono impreparati. Quindi, il, il patto per i il lavori, il clima della provincia di Rimini, di cui qui si sta parlando, deve tenere conto di questo. L'altro sull sull'altro fronte, quello dell'ente pubblico, vale una difficoltà simmetrica rispetto a quella che ho detto, e cioè che queste le persone che operano in questi enti, pensi il comune, assessorati, comunali, provinciali o città metropolitana, a seconda dei, dei contesti, abituati da sempre, tra virgolette, a comandare, cioè dire, a fissare le, le, i criteri, le norme, adesso devono negoziare con gli altri. E quindi c'è quello che io predico da tempo, l'occasione per fare una pratica. Di un bagno di umiltà. E questo non sarà facile, perché uno abituato a comandare si trova ad un certo punto a dovere, a parità di grado, discutere con altri che non sono membri della Pubblica Amministrazione. Secondo, è evidente che occorre, a questo punto, definire un regolamento. È perché ci vuole, bisogna stendere un regolamento. E questo lo può fare la singola realtà, perché qualcuno dice lo faccia il Ministero. No, il Ministero non lo vuole fare e fa bene a non farlo, perché le realtà italiane sono diverse l'una dall'altra. Quindi bisogna scrivere un regolamento. Il regolamento è fatto di, di articoli di commi, uno, due, tre, per come eh, eh, concretamente realizzare questi eh, processi di coprogrammazione e poi di coprogettazione. Sarebbe bene che ancora una volta Rimini, che è stato il comune dal quale è nato il piano strategico, che ha avuto grande risonanza, come tutti sanno ormai, la pubblicazione, se ne è parlato in tutti i contesti, in questo caso facesse uno sforzo ulteriore, di mettere giù un regolamento concordato tra le due parti cioè ente pubblico, ente di terzo settore, basta creare un gruppo di lavoro e quindi concretamente voi adesso andate a stampare la sentenza, digitate corte costituzionale, vi stampate la sentenza che è la 131, cominciate a leggerla e soprattutto farla leggere, farla leggere e, e quindi e farne oggetto anche di, di, di discussioni, di chiarimenti se qualcosa non è chiaro è così. e così, e infine quello che Conta, bisogna che voi come agenzia che siete parte terza perché voi siete un soggetto terzo rispetto agli uni e rispetto agli altri vi assumiate questo straordinario compito che è quello di scrivere il regolamento erodoto storico greco molto saggio ha una espressione che bene si applica al caso nostro ta patemata matemata ta patemata matemata che in greco vuol dire le sofferenze insegnano, cioè questa pandemia ci sta insegnando moltissimo, più di quanto non si creda. Ovviamente dire che insegnano non vuol dire che possano sostituirsi alla, in, alla eh, creatività e all'ingegno delle persone, ma che cosa ci insegna? Primo, che bisogna prendere seriamente il livello della governance. Ora tu sai che sono due i livelli di esercizio dell'autorità. Il government e la governance. Bisogna dirlo in inglese però, perché nella lingua italiana c'è una sola parola che è governo e quindi si, si confonde sempre. Allora, in, qual è l'errore italico? Che si è sempre pensato che chi esercita il livello del government debba essere anche il soggetto che esercita il livello della governance. No, no, no. Perché il government è il livello dove l'organo deputato a questo prende la decisione finale dalle linee guida, però la governance è fermata da tutte quelle azioni, intrecci di azioni che realizzano, come dicevamo prima, la coprogettazione. Allora ecco primo, eh, il primo grande insegnamento della pandemia. Bisogna che i territori, in questo caso il riminese, smettano di ragionare come ha sempre fatto attendiamo la, il via il là dal livello superiore che può essere la regione o anche addirittura il governo centrale perché questo è sbagliatissimo e porta a risultati nefasti questa allora è il primo, cioè la governance deve essere esercitata da quei soggetti che, essendo sul territorio e dentro il territorio, conoscono meglio di ogni altro le reali esigenze. Quindi è inutile che un eh, territorio come Rimini attenda l'ordine della regione o del governo per fare certe cose. Questo allora è la prima. E qualcuno potrà dire: il riminese ce l'ha, ma è chiaro. L'ho detto all'inizio, perché se c'è un territorio dove l'esercizio della governance trova meno resistenza rispetto ad altri territori, è quello della Romagna, del Riminese in particolare. Perché? Perché la matrice culturale romagnola, non emiliana, eh? Emilia è, l'Emilia, è tutt'altra cosa dalla Romagna, è tutt'altra. tutt'altra Chi uno non ha studiato storia non le capisce queste cose. Ma la matrice culturale romagnola è sempre stata quella di una moderata anarchia di chi non ama ricevere ordini superiori. E questo è un grande vantaggio. Quindi, ecco, allora, perché per una realtà come quella riminese il dopopandemia non è così triste come molti vogliono dipingere. Anche perché le prospettive immediate già per quest'anno di aumento del PIL sono molto interessanti, addirittura si parla del 5%, sì. cosa che non era mai avvenuta. Quindi non può essere lì la seconda eh, invece sfida o, eh, che ci viene dalla pandemia è quella di ripensare eh, in modo piuttosto fondamentale il modello di welfare, in particolare quello in ambito sanitario. Ora, la regione Emilia-Romagna da questo punto di vista ha dei punti a favore rispetto ad altre regioni, però nonostante questo anche il nostro modello di sanità cosiddetta territoriale Deve, come dire, ricevere una come si dice con le macchine, farsi tagliato perché bisogna che ci sia. Non basta dire ci vuole la medicina di prossimità e territoriale e quella ospedaliera. Bisogna trovare delle forme di integrazione verticale tra le due forme di esercizio della sanità. E questo non sempre è. Ora, alcune delle. Ragioni di queste difficoltà sono legate al modello nazionale di servizio sanitario, però altre possono essere cambiate a livello locale, come peraltro il modello emiliano-romagnolo della sanità è diverso da quello lombardo ed è diverso da quello piemontese. Quindi come ci sono state quelle diversità nei decenni passati non si capisce perché non si possa continuare a diversificare in questa direzione. Il terzo è quello che riguarda... La vexata questione del lavoro, e cioè non possiamo, da questo punto di vista, il Riminese ha la straordinaria opportunità e fortuna di avere il territorio che ha e di avere la spiaggia, come si dice in gergo. Ora, tutto questo, e lo stiamo vedendo proprio di questi tempi, anche l'anno scorso, coloro i quali hanno ottenuto i propri redditi dall'attività turistica. Sono quelli l'anno scorso, 2020, in cui c'era pure la pandemia, meno eh, risultati negativi degli altri territori, eccetera. Quello che vedo in questi tempi a Rimini è questa mancanza di prospettiva, non a breve, ma a medio-lungo term medio termine. Quale deve essere la prospettiva che? L'economia e la società riminese devono avviare fin da ora per mutatis mutandis ripetere il successo di questi ultimi anni, legati alla ristrutturazione del paesaggio cittadino? E questa è una questione sulle quale non vedo che ci si, che si sia aperta una riflessione di livello importante. Cioè, bisogna cominciare a. Com a partire dal prossimo autunno, un'operazione analoga a quella che si fece quando partì il piano strategico. E partì dal basso perché non la ordinò il medico. Dovete chiamare però persone ancora una volta um, sì, senz'altro competenti, ma persone che agiscono con una passione, passione civile, perché di persone competenti, ma che sono meno freddiste. Di, e che partecipano soltanto perché si aspettano una gratificazione in termini monetari o anche non monetari, ecco, quelle persone è meglio lasciarle a casa loro. In questi casi tu devi metterci proprio la passione civica che caratterizza una realtà come la Civitas. E non dimentichiamo mai la differenza che c'è tra Civitas e Urbs differenza che ci ha insegnato Cicerone. E Cicerone dice la civitas è la città delle anime, la urbs è la città delle pietre. A Rimini per troppo tempo si è seguito il modello della urbs, da cui urbanista urbanesimo, non che questo non sia importante, perché anche le pietre vanno messe bene, che vuol dire gli edifici, però se riduciamo una città ma soltanto la città delle pietre e non anche una città delle anime. Beh, quando si dice città delle anime penso che non ci vogliano molte parole per capire dove si va a parare e cosa significa.